ragazzi, giochi per bambini ragazzi ha raggiunto 50.000 iscritti. Cioè, se dobbiamo mettere una manata così, arrivare a 50.000. Siete tantissimi, cioè immaginiamoci ad esempio su un gioco da tavolo, tutti assieme, sarebbe una tavolata di Monopoli lunga chilometri. Io veramente vi ringrazio un sacco perché se ci penso, cioè pensare un anno fa di arrivare a questa cifra di iscritti, tutti assieme, condividere le cose, commentarci ogni giorno, sapere che vi piacciono questi video e avere anche questo grosso sprono da parte vostra a migliorare, a cercare di fare sempre meglio, trovare nuovi giochi, divertirci, eccetera. Veramente sono felice, grazie mille a tutti. E dobbiamo festeggiare, giusto? Allora, questo video molto particolare. Prima parte ci sarà un giveaway, ecco che spunta qualcosa che sarà protagonista del giveaway. E seconda parte del gioco vedremo anche le novità dei giocattoli di questo 2016, perché si sono tenute le più importanti fiere di settore del mondo del giocattolo, quindi con quelle che saranno le novità per questo autunno-inverno, per cui ci daremo un occhio, faremo proprio una navigata. Io mi metterò nel riquadrino, ma ragazzi, passiamo al giveaway, lo so che siete curiosi. Quindi, cosa ho messo in palio? Visto insomma il fatto che devono essere dei pensierini per forza di cose legato alla tematica dei concorsi, in Italia fare un giveaway è un po' particolare, perché in Italia appena regali qualcosa di valore diventa un concorso, quindi ci sono delle normative, delle leggi anche dello Stato, bisogna comunicarlo al Ministero, quindi diciamo c'è un impegno economico, delle tasse, anche delle normative difficili per me che sono da solo riuscire a soddisfarle tutte, eccetera. Per cui ho pensato di fare un giveaway secondo le regole con cui si può fare e anche ovviamente secondo le regole di YouTube, per cui ovviamente dico subito che questo giveaway non ha niente a che fare con YouTube, non è assolutamente sponsorizzato da YouTube, ma solamente da me. Allora, vediamo cosa ci sarà a disposizione per voi, per chi commenterà questo video. Alla fine del video vedremo le regole. Prima cosa, tatac, avete visto il video? Uno dei miei Zip Jeep, che cos'è? Avete visto il mini frisbee? Vi metto il video qua sopra, poi lo trovate qua sotto nella descrizione del video, quindi un mini frisbee di tipo gomma silicone che potete lanciare fino a 60 metri. Io mi sono divertito un sacco e spero che chi riuscirà ad averlo si divertirà un sacco anche lui. Un tubetto di Crystal Ball, quindi tubetto e pasta rossa per creare un sacco di bolle e magari divertirvi alla prossima vostra festa di compleanno. E poi abbiamo, ragazzi, eccomi qua, abbiamo tre fogli di Strobiz, cioè quei connettori che vi permetteranno di unire fra di loro le cannucce, anche in questo caso video qua e video qua sotto in descrizione che ho fatto, con cui potete realizzare tutto quello che vi viene in mente. Una chiavetta USB, ma non è niente di speciale, Davide, in realtà questa è specialissima. L'ho ricevuta alla fiera G come giocare l'anno scorso da parte della Lego. È vero che i regali non si regalano, ma voi siete speciali, ragazzi, quindi a uno di voi andrà questa fantastica chiavetta della Lego, tutta logata Lego, chiavetta USB da 4 giga. E sempre di Lego parliamo, con questo set di gomme mattoncino, non so se si vedono bene eccetera, sono tre gomme, una rossa, una blu e una verde, fatte come un mattoncino Lego, ma con cui però potete cancellare, deliziose. Poi non può mancare una cosa mostruosa, quindi abbiamo uno Shaky Shots, ah, eccovi qua che vi sparo, ragazzi, vi lancio il mostro. Uno Shaky Shots della Grandi Giochi da lanciare a dito così, pronti, attenti, lancia, wow, lanciato. Ok, non vi dico dove è finito, allora. E poi abbiamo le spillette GBR, protagoniste dello scorso giveaway, me le avete strachieste, quindi ecco qua, 5 spillette per dei 5 fortunati. Sperando, ragazzi, che questi pensierini vi piacciano tanto, io mi ci sono divertito un sacco e mi ci sono innamorato di tutti, quindi mi fa felice che siano nelle vostre case, che ci possiate giocare, cancellare e non solo, e divertirvi, ad esempio col Crystal Ball. Vediamo le regole per partecipare a questo giveaway. Allora, dovete essere iscritti al canale, beh, logico, ma siete dei super iscritti, quindi so che siete iscritti. Poi dovete commentare massimo 3 commenti a questo video. Cosa ci scrivete nel commento? Allora, scrivete e mi scrivete, cosa che mi è anche utile per poi realizzare magari video in futuro, i 3 giochi che vorreste vedere qui sul canale YouTube di giochi per bambini ragazzi, un po' i giochi dei vostri sogni. Non riesco a fare super tutto, però insomma magari mescolo assieme tutti i commenti, vedo cosa piace a tutti e ci provo a realizzare ad esempio un video. E fra questi commenti poi andrò a fare un'estrazione utilizzando un software randomico che permette di randomizzare i commenti, lo vedremo in uno dei prossimi video, ci sarà una coda nei prossimi video, quindi state attenti al titolo, alla descrizione, in cui proprio ci saranno le persone, ci saranno gli estratti che riceveranno a casa direttamente, da casa mia a casa vostra, i pensierini che ho messo in palio. Avete una settimana per scrivere questi commenti, quindi guardate la data di questo video, avete 7 giorni di numero, la mezzanotte del 7° giorno finirà il giveaway del caso, quindi poi andrò di seguito a fare l'estrazione. L'estrazione la farò con un software randomico, l'estrazione la vedrete quindi in un video tra circa, devo dire, una decina di giorni circa, per cui alla fine del video vedete proprio la parte di estrazione, quindi saprete chi riceverà in palio. Farò proprio un ordine degli oggetti, sarà l'ordine
che avete visto oggi di presentazione, quindi il primo estratto riceverà il Zip Chip e quindi di seguito da casa mia a casa vostra, sperando che vi divertiate un sacco con i pensierini che ho pensato per tutti. Quali altre regole? Ma praticamente nessuna, insomma, perché siamo qui a festeggiare, quindi commenti, ovviamente dovete essere iscritti, e cos'altro? Se avete voglia di invitare un amico qui su Giochi Bambini Ragazzi, iscrivervi al canale, magari, insomma, così magari a breve facciamo una festa per i 100.000, che sarebbe stupendo, insomma, come volete assolutamente, l'importante è che giochiamo assieme e ci divertiamo. Ed eccomi qua nel riquadrino, ragazzi, partendo dal sito GBR, ovviamente, andiamo a fare un giro, quindi, per i siti web di quelle che sono le novità per questo autunno-inverno e che a breve arriveranno anche alcune di queste in Italia. Non posso assicurarvi e dirvi quante proprio arriveranno in Italia. Molte di queste sì, molte sono americane, ma il bello, insomma, è vedere tutte le ispirazioni di gioco nuove che stanno arrivando, ragazzi. Questa ve lo posso dire, arriverà tra qualche settimana proprio anche qui su GBR. Si chiamano Bunches, li ha inventati quella genialaccio di Spin Master e sono, vedete, questa specie di pompon di plastica con dei piccoli uncinetti che possiamo andare a mescolare, a costruire fra di loro, perché tu li metti vicino e tipo si appiccicano, no? Hanno poi, vedete, tutti questi elementi, braccia, occhi, eccetera, per realizzare dei personaggi, quindi in tre dimensioni possiamo fare da orsacchiotti a oggetti, personaggi, possiamo fare veramente, vedete, la sorta della libertà in questo caso, ovviamente sono americanissimi, eccetera, si può fare di tutto e caspita, è stupendo. Poi si appiccicano anche al feltro, per cui li possiamo anche lanciare e non vedo l'ora di inventarmi dei giochi. E qua, ragazzi, vi do appuntamento tra un paio di settimane perché credo che saranno fantastiche. Hanno vinto anche il premio di Toy of the Year alla fiera di New York, proprio da qualche giorno, proprio da poco conclusa. Andiamo a vedere un'altra genialata, questa arriverà tra un po' più in là. Allora, si chiama iLoom ed è un sistema integrato per il momento solo per iPad, purtroppo, tutti i modelli, mi pare, tranne il nuovo, il Pro, e vedete, si integra con un telaio ed è un sistema per fare braccialetti dell'amicizia in maniera super semplice, perché c'è un tutorial che passo passo ci insegna a realizzare i braccialetti dell'amicizia, un sogno. Ma non finisce qui, perché non solo c'è la parte del tutorial di telaio, che questa, se vogliamo, è già vista, ma c'è anche tutta una comunità alle spalle, nel senso che noi possiamo andare a, vedete, la ragazza stacca l'iPad, mi vado sul divano mentre mi ascolto la mia musica preferita, vado a personalizzare le mie creazioni future, vado anche a progettare delle mie creazioni proprio e vado a condividerle con i miei amici, che potranno poi prendere le migrazioni, riutilizzarle, votarle, condividere, quindi è tutto sociale, è una grande comunità, lasciatemelo dire, di braccialettatori. Allora, la brutta notizia, arriva in Italia quest'autunno, ho scritto proprio sul sito di iLoom quando l'ho scoperto, ho detto, ragazzi, quando arriva, perché lo voglio assolutamente prendere, mi ha detto, arriva in Europa quest'autunno, per cui, ragazzi, spero, quest'autunno stiamo su GBR e spero di farvelo vedere assolutamente. Andiamo avanti e vediamo questa, che mi pare di aver già visto, una novità assoluta, ma Razor Jets è fantastico, c'è la possibilità di mettersi delle ruote a delle sneaker, ok, poi fatte da Razor, di cui già fatte monopattini, qualità super assoluta di Razor per quanto riguarda le cose che scorrono a ruota, vedete, sono personalizzabili, li mettete in qualsiasi sneaker, andate avanti, spero che ci vadano anche sul mio piedone gigante, che arrivino anche in Italia, corro, attenzione ovviamente a dove correte, ma la parte estremamente epica è che vi fa anche le scintille, per cui, insomma, dopo che un po' che avete acquisito un po' di pratica, credo che riuscite a fare anche cose di questo tipo, e poi, si sogno di fare uno slow motion così con la mia GoPro, ce la farò, ragazzi, spero di sì. Allora, poi andiamo avanti, sempre fiera di New York, cosa ha presentato la Mattel? Ha presentato questa Thing Maker, cioè una stampante 3D per bambini, a proposito di stampante 3D, ragazzi, su GBR a breve, tra qualche settimana, delle novità. Di più non vi dico perché sono belle le sorprese. La possibilità di scegliere un sacco di personaggi in libreria, lui ci dice quanto filamento di plastica mettere nella stampante, possiamo scegliere colori eccetera, quindi poi possiamo realizzare, andare a stampare direttamente, vedete qua la personalizzazione, i nostri giochi e le finiture, a guardare proprio i campioni che hanno mostrato in fiera, vediamo qua, eccoli qua, non sono affatto male. Poi ci sono anche delle plastiche che si illuminano al buio e delle plastiche gommosette come queste ad esempio Elmi di Guerriero. Andiamo avanti, ragazzi, cosa vediamo adesso? Ah sì, vi ricordate il robotino ballerino che vi ho fatto? Super simpatico, per i più piccoli, visto il grande successo, diventa anche un tappetone di gioco, per cui un compagno del robotino ballerino per imparare lettere, numeri e forme. Andiamo avanti e vediamo una cosa nerdissima, stranissima, particolarissima, un gadget di quelli un po' trash, ma che piacciono sempre tanto, il bastone selfie con tanto di microfono, con un'applicazione integrata in cui vi potete filmare, cantare e poi condividere sui social in giro il vostro video da popstar, per cui, ragazzi, vi potete fare l'autovideo con l'automicrofono, l'evoluzione del bastone
Selfie, ok. Poi andiamo a vedere, ah, la Barbie Overboard, cioè la possibilità di andare in giro. Poi uscirà quest'autunno un nuovo film di Barbie, tema spaziale. Barbie che vola sopra una specie di drone, diciamo, e la potete veramente fare volare. Geniale, anche la Barbie vola, perché quest'anno tutto deve volare. Quest'anno è l'anno dei droni, ragazzi, ne vedremo delle belle anche su GBR. E poi per i più piccoli, Coda Pillar, se non mi sbaglio il nome di Fisher Price, siamo sempre a casa Mattel. Un vermone che possiamo programmare per i più piccoli, per imparare a programmare. Cioè questi pezzi che vedete, col mouse ci sto passando sopra, li potete disassemblare, riassemblare, e poi il vermone va avanti, vedete qua le frecce le intuite, a seconda della programmazione che abbiamo fatto. Quindi un modo per insegnare la programmazione anche ai più piccolini. Crayola, vi ricordate il laboratorio dei pennarelli? Come no, ragazzi, anche quest'anno è stato uno dei giochi top, anche qui su GBR. Ora possiamo realizzare i colori per personalizzare i nostri maker emoji. Per cui, ragazzi, è l'anno degli emoji, è l'anno delle faccine dappertutto, da Instagram, WhatsApp, dove volete voi, Facebook, YouTube anche, eccetera. Ora ci personalizziamo il colore e stampiamo i nostri emoji con Crayola. Quindi vi ripeto che non so se arriverà in Italia e quando sarà disponibile. L'unico consiglio che posso darvi è quello di continuare a seguire GBR e tenerci aggiornati. Poi Hasbro, che da quest'anno realizza tutte le figure delle principesse Disney, realizzerà anche la Elena of Avalor, la nuova serie Disney che vedremo su Disney Channel, e di cui abbiamo questa protagonista, la prima principessa ispanica, con tanto di chitarra. Sembra molto carina e ispira veramente molto. Poi andiamo a vedere, ragazzi, ah sì, Spin Master, sempre quei geniacci, faranno uscire, costerà per carità, parliamo di $180 questo autunno, un BB-8 in versione naturale, per cui voi potete andare in giro proprio come la protagonista del film, come Rey in Star Wars, potete andare in giro seguiti dal vostro BB-8 con la funzione anche follow, per cui andate in giro per, che ne so, fate una passeggiata in giro per il centro e il vostro BB-8 vi segue, cioè spaziale, ok. Poi abbiamo la Hello Barbie uscita in America, ancora non in Italia, c'è cioè la bambola interattiva di Barbie che parla, impara, eccetera. Adesso ci sarà anche la casa intelligente di Barbie, una specie di casa domotica con cui potete interagire. Poi abbiamo, ah sì, qua c'è proprio la ragazza che ci mostra di USA Today proprio come funziona il microfono, vediamo se parte il video. Ok, ho aperto un sacco di pagine, qua ecco, capite veramente come funziona, avete l'applicazione, io posso col pulsante sul microfono registrarmi e quindi fare i miei video musicali in casa. Non può mancare anche la Lego, quest'estate arriverà il film di Angry Birds, ecco anche i set Lego super cute carini di Angry Birds con i set protagonisti, avete visto aerei, armi, eccetera, ci sono anche i maialini verdi ovviamente, protagonisti di Angry Birds, staremo a vedere. E poi vi ricordate Zoomer? Allora, 2 anni fa ho fatto Zoomer, Zoomer il cane. L'anno scorso ho fatto Zoomer Dino. E quest'autunno, ragazzi, arriverà Zoomer Chimp, ovvero arriverà la scimmia di Zoomer. E quindi anche lei farà un sacco di cose come Zoomer, eccetera, ma anche salta. Vediamo se riesco a vedere, arrivare alla parte del video in cui salta anche all'indietro. Cioè, veramente stupe mega facente. Allora, vediamo se scorrerà. Ecco qua, vedete? Guardate! Cioè, si ribalta completamente e riesce ad andare da una parte all'altra. Cioè, geniali quelli di Spin Master. E per finire, ragazzi, vi ricordate, ma certo che sì, Star Lily è stato uno dei video che avete amato di più della serie Furry and Friends della Hasbro, anche qui su GBR. Ebbene, quest'autunno, immagino che in Italia arriverà il drago, che non solo interagisce come con Star Lily, ma guardate cosa fa, ragazzi, guardate cosa fa. Cioè, sputa fuoco! Non ci posso credere. Ci sono dei leddoni, ma c'è anche una vernice colorata che permette di andare a abbrustolirgli il suo marshmallow. Cioè, ragazzi, non ho parole. È strepitoso. I need him. Cioè, lo voglio assolutamente. Spero che arriverà a breve, ma immagino quest'autunno, perché anche in America ancora non è disponibile. Questa è una super anteprima. E per finire, un cartone che piace un sacco a me, Nicolò, che ci stiamo guardando adesso proprio in prima TV in questi giorni su Disney Junior, PJ Masks, i super pigiamini arriveranno, ragazzi, anche i giocattoli. Quando Nicolò ha visto questo video è uscito di testa, quindi il quartier generale dei PJ Masks, dei super pigiamini, ragazzi. Insomma, un sacco di novità di giochi che spero vedremo qui su GBR, insieme a un sacco di novità che arriveranno, ragazzi, nei prossimi giorni qui su giochi per i ragazzi. Allora, per il giveaway spero sia tutto chiaro, se c'è qualche domanda io comunque tutte le istruzioni le lascio qui in fondo nella descrizione, nelle info a questo video. Poi ovviamente ci sono i commenti per qualsiasi domanda. Spero che questo video sia piaciuto. Festeggiamo con tanti pollicioni i 50.000 iscritti. E ragazzi, noi iscrivetevi se non siete ancora iscritti per vederci al prossimo video qui su Giochi Romini, ragazzi. A presto, alla prossima, ancora grazie a tutti voi. Ciao ragazzi, Davide!